Sí, absolutamente sí, ¿no? Pienso que la prestación hoy de toda la escuadra ha sido buenísima, del inicio fino a la fine. Hemos tenido al inicio algunos problemas en ajustar el centro defensivo, pero después hemos ajustado un poco en più y ha sido una partida muy completa, ma no dimenticar que esto es una batalla vinta. Adesso la domenica abbiamo la finale, il tutto per tutto, e quindi dobbiamo stare pronti per questa finale. Sicuramente però avete girato il trend emotivo della partita, perché arrivavate a questa gara 2 con molta pressione, dovevate vincere obbligatoriamente. Adesso non solo avete vinto con uno scarto anche molto ampio, quindi sicuramente adesso è Bressanone che è maggiormente in difficoltà psicologicamente. Sí, bueno, noi andábamos en desventaglio, questo es vero, dopo de la partida de Bressanone, ma penso que hoy la nuestra testa ha estado muy serena, muy concentrada y en un atellamiento casi perfecto. Ma solo ringraziar a la mia squadra, al mio staff, perché hanno lavorato molto e andiamo adesso alla ultima gara con molta confianza, molta fiducia. Era lecito, io ritengo che ieri ci sia una gran squadra con 2-3 pezzi veramente forti, ma non solo 2-3, hanno un bel roster. Innanzitutto faccio i complimenti ad Eric, perché ha affrontato la gara con l'approccio giusto. Da noi non so cosa mancata, perché lo sentivo già in riscaldamento l'approccio, non so dove sia mancato. Ci mancava quella determinazione, quella autosicurezza nostra per affrontare una gara alla finale qua, finale scudetto qua ad Eric. Comunque nulla toglie, bravi loro, siamo uno pari, adesso bisogna vedere anche noi come siamo messi per gara 3. Sia da un punto di vista psicologico che fisico, ti chiedo come è uscita la tua squadra. È vero che adesso farai i conti noi nelle prossime ore, però da un punto di vista psicologico dovrete fare un reset rispetto a quello che è successo oggi. Sì, come abbiamo visto oggi, errori tecnici assurdi, ma anche l'organizzazione in attacco non era quello che abbiamo anche richiesto, ci siamo anche detti, però soprattutto secondo me mancava mentalmente gioco la finale scudetto, qualche d'uno anche la prima o la seconda adesso, ma ritengo meno opportuno che dai il 120% anche se mentalmente, però intanto fisicamente puoi tornare in difesa, puoi affrontare l'avversario che oggi mancava un po'. Sì, penso che abbiamo imparato tanto, ma ancora non è perfetta. Ancora c'è tante cose che dobbiamo farlo meglio, ma penso che abbiamo lavorato per farlo meglio oggi e lo abbiamo fatto. Quindi per la prossima partita è altra guerra, 0-0, dobbiamo cominciare con la testa molto forte, perché sicuramente Brixen arriva con tutto per vincere. Anche noi dobbiamo cominciare forte la prossima partita. Ecco, adesso avete il fattore emotivo, però il fattore psicologico dalla vostra parte, perché arrivavate a questa gara con tanta pressione, invece siete riusciti a girare questo elemento, questo aspetto. Adesso è Bressanone che dovrà invece fare un reset mentale dopo una sconfitta anche abbastanza pesante. Sì, è così, ma penso che più importante oggi per la nostra squadra è che abbiamo giocato insieme, abbiamo giocato come squadra, lo abbiamo dimostrato oggi che siamo bravi, ma non una giocatrice, tutti insieme, e questo dà tanto rigore per la prossima gara.